Salve amici del canale, oggi voglio parlarvi di un argomento che a molti potrebbe interessare, degli strumenti che occorrono per dipingere ad olio, gli elementi base, quelli fondamentali che servono appunto per intraprendere una, diciamo, tra virgolette, una carriera da pittore. Naturalmente è come un po' per il disegno, non occorrono tantissime cose, bastano proprio gli indispensabili, che sono olio di lino, di trementina, essenza di trementina, e poi naturalmente materiale per pulizia degli attrezzi, dei pennelli, che può essere di un etranitro se vogliamo qualche cosa di più forte. A volte ci può servire perché abbiamo dei pennelli che sono rimasti induriti senza essere stati puliti in tempo, per cui un po' di diluente alanitro potrebbe risolvere il problema, o se no semplice diluente tipo acqua ragia oppure petrolio, benzina rettificata e insomma qualche altro prodotto che volete trovare in commercio. Meglio se trovate qualche cosa al limite di inodore, perché insomma per la salute è indicato. Naturalmente, oltre questi strumenti base, che sono appunto l'olio e la trementina, l'olio è per dare un po' più corpo al colore e la trementina serve per stemperare il colore, renderlo più fluido, eccetera. Naturalmente poi ci sono tutti i medium, eccetera, ma adesso non ci interessano per il nostro approccio, diciamo così, alla pittura ad olio. I pennelli, anche qui, come per le matite, come per tantissime altre cose, c'è l'imbarazzo della scelta. Anche qui ci sono di tantissime specie, forme, prezzi, qualità, eccetera, eccetera. Allora, questo qui per esempio è un pennello di pelo di maiale, praticamente sono ricavati i peli dalle orecchie del maiale. È una setola abbastanza morbida, però non ha certo la morbidezza di un pelo di bue o di martora. Questi pennelli un po' più rigidi sono comodi per la pittura d'olio, perché a volte addirittura conviene tagliarne un pezzo per renderlo ancora più rigido e poter fare poi delle campiture, delle trame particolari. Poi c'è, per esempio, questi sono un pelo di bue, molto più morbido, come si vede. Questa è una lingua di gatto, che è una via di mezzo tra il pennello, diciamo, piatto e il pennello tondo. Anche questi hanno il loro uso specifico e sono, detto, come morbidi, per cui per l'olio sono abbastanza buoni. Quest'altro è sempre un pelo di bue, piatto. Poi ci sono pennelli tondi, questo per esempio è un pelo sempre di maiale, una setola di maiale a farfalla, ha un uso particolare, non è molto frequente, comunque ecco, ci sono anche qui di tante misure, forme, eccetera. Anche questo qui, detto, anche se non è di un uso molto frequente, è comunque utile averlo, perché poi fanno disegni particolari. Sono molto comodi, sono divertenti da usare. Poi ci sono peli di martora, che sono più morbidi ancora, sono molto flessibili, si usano appunto per fare piccoli particolari, cose un po' più specifiche. Ecco. Poi ci sono pennelli, diciamo, questi sintetici, questi sono di questi comprati, diciamo, al mercato, insomma, nelle bancarelle, hanno un costo modestissimo, vengono venduti in blister da 7-8 pennelli, costano, diciamo, poco più di un euro. Sono morbidi, si usano abbastanza bene, hanno il solo difetto di durare poco, in quanto se li usiamo con l'olio e poi usiamo diluenti per la pulizia, dopo un po' diventeranno, insomma, si apriranno un po', diventeranno molto, insomma, ecco, molto strani, diciamo così. Ecco, questa è la fine che fanno, si allargano e praticamente poi avranno un uso soltanto, diciamo così, per riempimenti, per, insomma, campiture varie. Comunque, visto che il costo è modesto, conviene dotarsi anche di questi pennelli, che tutto sommato sono anche discreti, si può lavorare bene anche con questi qui. E come dicevo, questi qui mi pare 10 pennelli, sono venuti se non un euro, forse anche meno. Va bene, comunque dicevo, poi non dimentichiamo il classico pennellaccio, che l'ho usato proprio, questo si è diventato uno scalpello, c'è anche di meglio. Non ci dimentichiamo del classico pennello, quello sempre in setola, duro,
più per edilizia che per belle arti. Comunque anche questo ci fa comodo per campiture, per fare fondi, per amalgamare altre vernici, eccetera. Non sono da tenere anche queste qui in considerazione, perché fanno parte sempre del corredo del pittore. Ci sono detto pennelli di tutte le misure, piccole, grosse, pennelloni, pennellacci, ecco, ci sono veramente di tutte le forme, di tutte le misure, i pezzi, e quindi non ci sono problemi per reperire l'oggetto giusto. E comunque per iniziare non è che ne occorrono tantissimi. Poi la selezione verrà fatta più dal consumo del pennello che non da un'esigenza vera di un pennello particolare. Questi sono pennelli appunto da pochi soldi, quindi dopo un po' conviene buttarli che pulirli, perché è più il costo del diluente che quello del pennello. Quindi ho detto, io come dicevo uso anche pennelli, diciamo, molto molto strani, molto vecchi, molto inadatti all'uso pittorico, però ecco, giusto perché fanno delle tracce particolari, sono sempre simpatici da usare, insomma, io li uso abbastanza spesso. Se vogliamo avere una cura del pennello è abbastanza semplice, perché ci sono dei pennelli che hanno anche un costo, insomma, rilevante, per cui per tenerlo in perfetta forma possiamo pulirlo una volta lavato con il nostro diluente, acqua, raggio, quello che sia, possiamo pulirlo con sapone di Marsiglia. Quindi lo usiamo come se fosse un pennello da barba, lo giriamo così con un pugno d'acqua e fino a che il pelo, diciamo, il sapone, la schiuma non diventa pulita. Dopodiché una sciacquatina veloce e lo mettiamo riposto da qualche parte. Questo è uno dei tanti piccoli, diciamo così, accorgimenti per avere sempre i nostri strumenti efficienti. Naturalmente, oltre a dipingere con i pennelli, con le spatole, si possono usare anche le spugne. Le spugne hanno una loro importanza, in quanto ci possono dare appunto degli effetti speciali, tipo, che so, fare una corteccia di un albero, fare una campitura particolare di un fondo, ci possono aiutare a fare fogliame, insomma gli usi sono infiniti. Adesso stiamo a fare un elenco di quello che si potrebbe fare. Il grande Tiziano Vecellio, per esempio, era uno che usava moltissimo le mani per dipingere, faceva campiture, metteva molti strati di colore, dopodiché li lasciava, diciamo, si riposare per un po', e poi con le mani, con le dita, con le spugne, con le bacchette, con il retro del pennello scavava, armonizzava, eccetera, e quindi faceva quello che poi abbiamo visto nelle sue opere. Insomma, è stato il padre, diciamo, sì, del colorismo veneto e non solo. Quindi, insomma, la spugna non è uno strumento da soltanto così dal lavandaio. Ci sono le spatole, e queste qui, come per i pennelli, come per le matite, ce ne sono di forme infinite, e quindi è inutile adesso fare un elenco di quante sono. Ci sono le spatole che possono essere usate sia per il colore, quindi per raccogliere il colore, sia per stenderlo, sia per lavorarci in qualche maniera, quindi può essere usato in abbinamento ai pennelli. E naturalmente anche questo qui poi è un tipo di strumento che vorrebbe anche una pittura tutta particolare. Se uno ha deciso di poi usare le spatole, dovrà avere un'idea diversa della pittura che non quella fatta a pennello. Un'altra cosa che potrebbe esservi utile, se volete fare esperienze in particolare, è provare a usare lo stucco per i muri, quello classico per stuccare i buchi dove mettiamo i nostri quadri, poi naturalmente cedono o si spacca il muro. Niente, quindi mischiato il colore a olio e impastato con la nostra spatolina lo possiamo usare proprio per dipingere. Niente a che fare con i gel acrilici, con impasti appunto più moderni, più adatti, forse creati dal mercato. Comunque si ottengono degli effetti veramente interessanti, per cui se vi capita provate. Poi se riesco a ritrovare qualche foto, qualche cosa, vi metterò anche un esempio di qualche cosa che ho fatto anni fa, se riesco ancora a trovarlo, perché non ricordo bene. Comunque vabbè. L'attrezzo che serve sono praticamente le famose famigerate tavolozze. Io uso
volta che sono diventate grumose, sono inutilizzabili, le butto via senza tanti problemi. Quindi uso o tavolette, poi si può usare anche un cartone, una cosa qualsiasi, o se no, se vogliamo fare una bella figura, abbiamo le nostre tavolozze che sono utili, insomma, non sono da disprezzare. E quindi ecco, anche questo qui è un utile accessorio del pittore. Colore a olio, come tutti sanno, hanno una tradizione abbastanza lunga. Sono stati praticamente i fiamminghi a portare questa nuova tecnica in Europa. E prima si usavano le essenze, si usavano i pigmenti, però si usavano poi mescolati all'uovo, insomma, erano colori diversi. Non ci sarebbe stato il Rinascimento, diciamo così, con le sue morbidezze, le sue trame, eccetera, eccetera, non ci fossero stati i colori a olio. Per cui dobbiamo essere grati a questa nuova tecnica che viene dal nord, praticamente. E quindi abbiamo il colore a olio. Adesso lo vediamo in tubetto, sì, un bel tubetto di stagno, con tutte le belle scritte, i colori, eccetera, però anche il tubetto è un'invenzione abbastanza recente, se vogliamo. Risale grosso modo al 1840, per cui ecco, ha poco più di 100 anni il tubetto, e forse il tappo, che può sembrare una stupidaggine, è ancora più recente, perché prima lo usavano un turacciolo di sughero infilato dentro e poi fissato con un laccetto o di corda oppure metallico, una specie di molletta, eccetera. E poi insomma qualcuno ha detto, ma perché non ci mettiamo una vite, è più comodo. Va bene. E quindi, come vedete, a volte diamo per scontato che le cose ci siano da sempre, invece sono anche abbastanza recenti. Quando non c'erano, per esempio, i tubetti e i pittori avevano bisogno di andare a dipingere fuori, addirittura c'erano delle specie di vesciche, di budelle di animale che venivano riempite di colore e poi e vendute anche così. Quindi erano questi sacchetti di budello legati con il colore dentro, un colore che fra l'altro non era nemmeno un granché come colore, tant'è vero, i colori degli impressionisti, diciamo così, erano di scarsissima qualità, perché si era persa ormai, diciamo così, la capacità di macinarli da soli, come facevano i ragazzi, gli apprendisti negli studi, nelle scuole di accademia o nei laboratori dei pittori, dove venivano proprio addetti alla macinatura con questo pestello di pietra su una lastra che spesso era di porfido, e quindi macinavano per ore fino a che la consistenza non era quella giusta, che non era uguale per tutti i materiali, e dipendeva dal tipo di pigmento, se erano organici, inorganici, e se erano, insomma, e quindi erano proprio addetti a questa frantumazione, a questa polverizzazione dei pigmenti. Bene, e il mercato poi naturalmente ha avuto il sopravvento sulla manualità, e quindi nel 1800 è stato grosso modo, 1800, 1801, adesso non mi ricordo, vabbè, comunque non ricordo la data esatta, e fu fatto la prima macina per colori, diciamo, non manuale. Praticamente l'addetto non era più lì pronto con questo pestello di vetro, di pietra che sia, a fare il colore, ma veniva fatto sempre manualmente, però era, diciamo, meccanizzato il procedimento. Non faceva certo delle produzioni molto, molto grandi, però già era un qualche cosa che andava nella direzione giusta. L'inventore di questo procedimento, diciamo così, meccanico, disse che l'aveva fatto pensando alla salute degli operai che spesso si ammalavano perché respiravano appunto minerali, materiali insomma particolarmente tossici, e quindi avevano effettivamente dei grossi problemi. Naturalmente la macinazione dava dei problemi in quanto la qualità era molto bassa, e poi piano piano fu fatta un altro tipo di macina che addirittura veniva affittata ai clienti, nel senso che era una macina grossa che funzionava addirittura a vapore, e niente, venivano i clienti, i pittori, sono gente che si dedicava a pitture varie, a volte facevano anche carte d'apparati, erano fatte, diciamo, sia a verniciatore,
e quindi l'affittavano per la macinatura e poi se la portavano in studio e aggiungevano quei loro colori. E naturalmente anche lì il procedimento non è che fosse proprio al massimo della tecnica, ma siamo sempre a un secolo e mezzo fa, quindi anzi adesso possiamo dire che sono oltre due secoli, siamo nel 2015, quindi insomma è passato qualche tempo. Bene, adesso parliamo proprio dei colori. Che colori occorrono per dipingere, per cominciare a dipingere? Ora non voglio fare un elenco che ci vuole il bianco, ci vuole il nero, ci vuole il rosso, ci vuole il giallo, ci vuole questo e quell'altro. Ognuno si farà la propria tavolozza anche in base alle esigenze che ha. Naturalmente se uno farà un paesaggio o se farà un ritratto avrà esigenze diverse, per cui è inutile fare adesso un elenco dei colori che servono. Parliamo piuttosto dei colori proprio, i colori in sé. E se fate caso sui nostri tubetti c'è scritto estrafine, è un po' una, diciamo, un retaggio del passato, quando una volta c'erano i colori fini per belle arti e i colori quelli normali. I colori fini erano proprio per belle arti perché erano macinati in maniera più accurata eccetera, i colori normali erano quelli che usavano poi per verniciare una ringhiera, per verniciare una carrozza, per verniciare un'insegna eccetera, e ti è rimasta questa dicitura estrafine. Se uno si chiede perché estrafine o fini, questo è il motivo, una cosa che risale al passato. Ora ci sono degli ossidi, dei pigmenti che hanno un costo effettivamente già alla produzione abbastanza caro. Io faccio un esempio, siccome ogni tanto mi piace farli anche da me i colori, perché compro delle terre per esempio, oppure degli ossidi, si riesce a trovarli a volte anche in vecchie ferramente che hanno, diciamo così, intenzione di disfarsi di qualche cosa, io se mi capita ne prendo e poi mi procuro un po' di attrezzi vari e me ne faccio al momento quello che mi serve. E dicevo che, e quindi i prezzi sono anche molto molto vari, strani, diciamo così, in quanto per esempio il bianco di zinco, se andiamo a comprare il pigmento lo paghiamo grosso modo, adesso i prezzi non sono proprio esatti a millimetro, e comunque il bianco di zinco in polvere lo paghiamo all'incirca 11 euro al chilogrammo, che ne facciamo, tanti. Il rosso di cadmio ad esempio costa intorno ai 14 euro per 100 grammi, per cui la differenza c'è tra una terra, per esempio le terre addirittura costano pochissimo, una terra, un giallo ocra, faccio per dire, costa 4 euro al chilo, per cui ecco la differenza tra i cadmi, tra i cobalti, c'è un abisso, diciamo così, come prezzo. E quindi a volte uno non riesce a capire perché un colore costa, faccio per dire, 30 euro e un altro ne costa 5, cioè, questo divario perché? Sono tutti e due, faccio per dire, un rosso cadmio e uno costa una cifra, un altro, qualcuno ruba, qualcuno no, non è così. Perché il rosso cadmio, casomai quello che costa, faccio per dire, 30 euro, è effettivamente cadmio, quell'altro è un surrogato, è un composto chimico, per cui ha un costo decisamente inferiore. Non sono la stessa cosa, anche se sopra c'è scritto la stessa cosa, però non sono effettivamente uguali, per cui a volte sono giustificati questi prezzi. Questo non per difendere le case costruttrici, per cui io non ho assolutamente niente da spartire, è giusto perché a volte uno non riesce a capire il perché di queste cose. Le terre, per esempio, di qualsiasi tipo prendiate, o della marca eccezionale o di quella più scarsa, probabilmente hanno la stessa qualità, in quanto appunto le terre costando poco non è che stanno a risparmiare, perché il prezzo di base è quello lì, gli oli di miscelazione grosso modo sono quelli, non sono un costo esagerato, per cui la qualità diciamo che è paragonabile. Le terre tra una marca buona e una meno buona, ecco, potete prendere anche quella un po' più scarsa, se proprio ve la sentite. Per i colori invece tipo rosso cadmio, blu cobalto, queste lacca zarine eccetera eccetera, questi colori qui, se prendete quello buono, sono effettivamente ossidi naturali o organici o inorganici, secondo cosa prendete. Invece quell'altro, come dicevo, sono surrogati chimici. Non è detto però che siano migliori quelli più cari, possono avere un
una buona valenza anche questi, diciamo, surrogati, in quanto a volte possono essere, non voglio dire superiori, ma siccome sono più trasparenti, sono meno coprenti, a volte per le vellature sono più indicati questi, diciamo, di accademia, da studio, che non quelli buoni. Comunque, quelli buoni sono sicuramente molto più validi, avranno probabilmente una durata migliore, eccetera. Però se dobbiamo fare i nostri quadri per studio, per imparare, per toglierci qualche sfizio, eccetera, usate tranquillamente, perché non vedrete la differenza, ecco. La differenza potrebbe vederla soltanto un professionista molto, ma molto allenato, perché con i colori chimici moderni questi surrogati, diciamo così, sono veramente molto, molto equilibrati. Gli oli che vengono usati, le essenze, gli essiccanti interni sono praticamente uguali, non ci sarà una grossa differenza tra i, diciamo così, eleganti, tra quello buono e quello meno buono, per cui potete andare tranquilli. Allora, un'altra cosa che potrebbe essere interessante sapere è che voi potreste iniziare il vostro quadro con gli acrilici, per cui con gli acrilici che hanno questa particolarità di asciugare alla svelta, sono piatte, non hanno bisogno di velature, eccetera, per cui si può agire in maniera rapida, dare già una composizione alla nostra opera, e poi una volta che ci soddisfa sia come tonalità sia come impostazione generale, possiamo andarci sopra con l'olio, in quanto l'olio può andare bene sopra l'acrilico e cosa invece che non va bene al rovescio, cioè l'acrilico non va bene sull'olio, non può creare dei problemi, invece l'olio sopra l'acrilico non avrà nessuna difficoltà a rimanere, non ci saranno screpolature, distacchi, opacizzazioni, eccetera, per cui ecco, questa è una buona tecnica, andare prima con l'acrilico e poi con l'olio. Poi uno naturalmente anche dipende da cosa vuole fare, comunque anche questa è una di quelle possibilità che ci è data dall'olio. Poi un'altra cosa molto importante che sono i supporti da utilizzare, appunto, per poter dipingere. Naturalmente ci sono supporti tipo le tele, cartoncini telati, oppure c'è il legno, ci sono i compensati, ci sono le carte apposta per poterci dipingere, eccetera. E quindi anche qui c'è una varietà talmente ampia che è inutile dire cos'è meglio e cos'è peggio. Io posso dirvi che per iniziare casomai è meglio usare il medio density, oppure compensato, oppure supporti, diciamo, rigidi, in quanto non avrete il problema di una superficie che rimbalza e quindi potrebbe dare diciamo inizialmente dei problemi. E poi tutto sommato non ci scordiamo che i grandi quadri, la Gioconda, tanto per dirne uno a caso, è fatto sul tavolo, ha avuto dei problemi di stabilizzazione del materiale. Comunque, insomma, ecco, noi sfideremo il tempo anche con i nostri quadri, però possiamo usare appunto il compensato, possiamo usare il medio density, possiamo usare tavole, possiamo usare il vetro, eccetera eccetera. Quando si usa l'olio su questi prodotti, su questi materiali assorbenti, conviene sempre trattare la tela o il compensato che sia, o la tavoletta che stiamo usando, in quanto l'olio verrebbe assorbito da questo materiale e creerebbe poi dei prosciughi, quindi delle opacizzazioni, da una parte lucida, da una parte opaca, da una parte asciuga, da una parte meno, e quindi crearci dei problemi. Eliminiamo questi problemi appunto trattando la tela. Le cose migliori oggi sono, lasciamo perdere, colla di coniglio, gessi, cose varie. Oggi ci sono i fondi acrilici che sono veramente buoni, non si screpolano, hanno una durata ottima, eccetera eccetera, per cui sono da preferire alla cementite, a tantissime altre cose. Io ve lo consiglio. Quando si tratta di fondi è importante capire che ogni tipo di quadro che faremo ha bisogno del fondo particolare. Questo qui è una tavola di compensato da un centimetro ed è stata trattata col bianco, un acrilico bianco, e quindi è quello più, diciamo, diffuso. Le tele che ci vendono sono bianche, i fogli sono bianchi, eccetera eccetera. Il bianco
è comodo perché si traccia la linea e si vede subito, però è un colore che ci dà poca soddisfazione, diciamo così. Il bianco, essendo un colore neutro, non ci dà una grande mano né nella composizione del nostro quadro, quindi conviene dare una mano di fondo al nostro supporto in relazione al quadro che vogliamo fare. Esempio, se abbiamo intenzione di fare una marina in cui è presente una grande parte di cielo oppure di mare, è inutile fare un esempio assurdo, un fondo rosso, ci conviene fare un fondo già celeste, celestino, in modo che ci aiuti già nella composizione generale, è già un colore che si abbina, è tonale, per cui ecco, se dobbiamo fare per esempio un campo dove è presente una parte di cielo e poi un campo o un albero, ecco, non facciamo una cosa gialla, facciamola già sul verde, un verdolino, un celestino particolare, ecco, però non facciamo dei colori assurdi. Quindi già aiutiamoci già con la preparazione del fondo. Poi le misure, non è detto che devono essere per forza, questi sono tutti dei ritagli di compensato molto leggeri, quindi questi ritagli potete prendere tranquillamente in una falegnameria, tanto le misure ve le farete poi a casa, si tagliano naturalmente anche con un taglierino, o se no ve li fate preparare a un costo veramente modesto. Sono stabili, non si piegano, ve li portate dietro anche in campagna, in montagna, dove volete, e sono utili e comodissimi. Quindi non c'è bisogno per forza di fare quadri di 2 metri per 3 per poter dipingere, vanno bene anche da volete 10x15, 20x20, insomma, ecco, come volete. A volte potrebbe essere utile anche tenerla grezza, quindi dargli al limite una passata trasparente e poi dipingerci sopra. In quanto i nodi e venature potrebbero dare un aspetto particolarmente simpatico al vostro quadro. Comunque ecco, sono tutte possibilità che nel proseguo della vostra attività di pittore vi troverete ad affrontare, insomma. Quindi quando fate dei fondi preoccupatevi di dare un fondo, diciamo, sia adeguato al soggetto che volete fare. Se dovete fare un altro esempio, un ritratto, quindi con una carnagione già, insomma, diciamo così, da pelle bianca, preparate già un fondo con un'ocra stemperata, per cui la figura prenderà già una gran parte della tavoletta e quindi vi aiuterà anche nel posizionare i vari elementi. Tra le tante cose che vi ho fatto vedere c'è anche un'altra cosa che potrebbe essere utile per chi fa un quadro un po' più grande oppure ha bisogno di un appoggio sicuro per le mani. Spesso si vedono questi bastoni, diciamo così, d'appoggio con una palla di tessuto ricoperta da un po' di pelle, da questa palla quasi in cui viene appoggiato e poi il pittore si appoggia e crea, insomma, le sue opere. Beh, io ho fatto una piccola modifica e mi trovo abbastanza bene. Praticamente ho creato sulla punta, questa è una canna di bambù, che come già detto c'è qui quante ne volete, e sulla canna di bambù, insomma, su questa testa, ci ho fatto questa specie di gancio che praticamente funziona così. Ora vi faccio vedere. Questo è il piccolo strumento che ho modificato, in quanto in quelli che si vedono spesso c'è in cima a questa stecca una palla che viene appoggiata sul dipinto e poi il pittore, insomma, ha così modo di appoggiare la mano e avere un punto di sicuro e non sporcare casomai con la mano il dipinto, oppure ecco, riuscire a avere un segno dritto, preciso. Vabbè, io ho fatto un gancio, un semplicissimo gancio, e lo sistemo praticamente al lato della tela e praticamente posso andare in qualsiasi posto e senza dover andare per forza in mezzo al quadro, al limite forzando un po', creando qualche foro, oppure se c'è tutto dipinto ed è fresco
creare uno scivolone per cui posso sporcare o macchiare il dipinto. Così facendo io praticamente riesco ad arrivare in qualsiasi posto del quadro senza dover appoggiare la testa in un punto fresco del quadro. Per cui ecco, mi è abbastanza comodo e per cui può andare sia sul destro o sinistro, insomma ecco, riuscire a dipingere in maniera corretta. Io sono mancino, per cui così mi troverei malissimo. Ecco, è un modo che può andare bene anche di lato naturalmente, per cui se uno deve tirare una linea dritta, si appoggia e riesce anche a fare qualche cosa. Per cui ecco, una piccola modifica che spero possa interessare a qualcuno, chissà, può essere sempre utile avere un qualche cosa che facilita il lavoro. Anche se l'argomento avrebbe bisogno di ulteriori, diciamo, approfondimenti, per il momento penso che possa bastare. Se avete domande o dubbi potete naturalmente farmi qualche, appunto, domanda e vedrò di chiarire i vostri dubbi. Alla prossima!